quando sei ricco, l'unico limite è il cielo. Ma è così noioso senza figli e Candy sa tutto sui bambini. Rallenta, Michael, c'è una ragazza là! Sì, Debbie è salva! È stata su quella strada per tanto tempo. Michael, dobbiamo prendere questa bambina. Avremo una figlia, ci credi? Solo che la bambina ha una mamma. Eccola! Mary è pronta per il viaggio. Andiamo! Ehi, non era questo l'accordo! La famiglia povera si sta trasferendo nella nuova casa. Benvenute! Mettetevi comode. È come un palazzo delle favole. Tieni questo, papà. Facciamo un giro, mamma. Penso che l'idea della bambina sia stata un fallimento. E questo è il nostro soggiorno. Qui è dove tengo le mie cose. È tutto nuovo di zecca. Wow. Debbie, ti piacerebbe provarlo? Puoi scommetterci. Ora Debbie è come una principessa delle fiabe, ma la nuova mamma non è soddisfatta. L'abito non si abbina agli occhi. Proviamo questo vestito. Sei bellissima, tesoro. Qualcuno qui ha mai sentito parlare di moda? È orribile! Aggiungiamo un po' di lucentezza dorata al look. Ecco un look da vera lady. E il voto dei giudici è unanime. Il massimo dei voti. Candice, posso avere un nuovo look anch'io? Non è un compito facile, ma Candice penserà qualcosa. Non ringraziarmi, Mary. Alla mamma biologica è stato assegnato il ruolo onorario di domestica. Mary, pulisci qui. Dovrà giocare secondo le regole dei ricchi per sua figlia. Debbie adesso va in una scuola da ricchi. Super cool! Solo che i test rovinano tutto. Ma Debbie ha un piano di riserva. Mamma, ci sei? Sì, Debbie, sono qui. Scrivi. Non c'è tempo da perdere. Presto avrai in tasca un bel voto. Ma i segreti possono essere svelati. Debbie, ti ho beccata. Dammi le cuffie. Non si può nascondere niente al signor Ryan. Ora potrebbe prendere una F. Oh no! È caduta la linea! Come farà Debbie ora con il test? Mary invece ha il piano perfetto. Pulizia dell'aula! Sì, sì, entra! Non fare rumore! La mamma sta già correndo da sua figlia. Ecco le risposte giuste. Deve solo copiarle. Ma il signor Ryan sta prestando attenzione. Cosa abbiamo qui? Hai preso A, signora, puoi andare. E tu, Debbie, continua a lavorare. Ma la mamma ricca ha l'alta tecnologia dalla sua parte. Debbie, sono qui, ho la risposta. È meglio di qualsiasi bigliettino. E soprattutto, il signor Ryan non noterà nulla. La mamma ha tutto sotto controllo. Ma anche Mary vuole aiutare. Tesoro, la mamma è qui per te. Mamma, togliti di mezzo. Cosa sta succedendo qui? Oh, ecco di nuovo le mamme. Ops, penso che ci abbia beccate. Sarebbe stato più facile studiare. La cena da ricchi è in pieno svolgimento. Ops, è stato un incidente. Ma Mary risolverà tutto. Buon appetito. Mamma, non andare. Cena con noi. Volentieri. È ora di tirare fuori il piatto più elegante. Sushi, delizioso. Buon appetito, amica. Ma Mary ha qualcosa di più gustoso. Debbie proverà per la prima volta le prelibatezze da ricchi. Buonissimo! Ma non rifiuterebbe mai le patatine fritte. Grazie, mamma! Mary vuole fare una sfida? Nessun problema. Vogliamo il sushi più costoso che hai. Ora! Sì, signora! Questo chef è un esperto di prelibatezze. Non ha rivali. E la cena è in tavola. Oh, che enorme sushi! Sembra delizioso! La mamma ricca ha vinto questo round, ma vedremo chi vincerà la guerra. Debbie ha una casa adesso, ma nessun animale domestico. Oh, che carino! Debbie vorrebbe avere un gattino e dovrebbe avere tutto quello che vuole. La mamma ricca sa cosa fare. Ciao, Debbie! Ecco il tuo amico peloso! Il suo sogno si è avverato, ma la mamma povera non si arrenderà. Anche lei troverà un animale domestico peloso. Dove sei, amico? Vieni dalla mamma? Vuoi una bella sorpresa? Aspetta, per favore, non scappare! Catturare un topo non è facile. Ma Mary ce l'ha fatta. Debbie sarà contentissima. Spostati, Candice. Tesoro, una sorpresa. Guarda chi c'è qui. Oh no, un topo! Candice ha paura di questi piccoli mostri. Debbie, invece, è entusiasta. Ah, crescono così in fretta.
Debbie ha già un fidanzato e conosce tante canzoni romantiche. Oh, cos'è quel rumore orribile? Potrebbe svegliare la piccola Debbie? Ecco chi è il piantagrane! Non esiste! Questo non è un posto per i fan! Pronto, guardia? Sbarazzati di quel chiassone! La guardia sa cosa fare! Fuori di qui! Ma è una serenata romantica! Le guardie non sanno cosa sia il romanticismo! Che crudele! Mary aiuterà il ragazzo a finire la sua canzone! Deve solo distrarre la guardia! E il piano è pronto! Il cantante può tornare alla sua canzone ed ecco che interviene Mary. Diventerà una ladra. Prova a prendermi. Il piano ha funzionato. Via libera. Riprendi il concerto. Debbie! Jack è proprio fuori dalla finestra. Cosa sta combinando? Ti amo, Debbie. Oh sì, è qui. E la mamma è stata presa. Questo è tutto un malinteso. Vedi? Non sono una ladra. Te l'ho fatta! Nessuno fa la guardia alla casa! Jack, sono qui! Questi sono per te, tesoro! Oh, ma non ho più tempo! Ci vediamo dopo! Dove sta andando? La guardia sembra un po' matta oggi! Ma chi importa? Debbie è circondata d'amore! È ora di svegliarsi! Buongiorno, mondo! Che incubo! Che brufolo! La peggiore mattinata di sempre! Mamma, guarda! Come posso andare a scuola così? Niente panico, tesoro! La mamma lo sistemerà! Ecco qua! Il brufolo è sparito! E il trucco nanotecnologico? Forse è meglio di no! Non aver paura, Debbie! Guarda come funziona! È stupefacente! Vuole farlo anche Debbie! Proviamo! Come sta? Il dispositivo ha funzionato male! Succede! Proviamo di nuovo! Non ha funzionato! Il gadget è rotto! Ma la mamma povera è un'esperta di make-up! E non hai bisogno di alcun gadget! Farà alla vecchia maniera! Usa il carbone per le sopracciglia e applica un po' di pittura murale sulle palpebre! E ora la parte divertente e gustosa! Mettiamo un po' di marmellata di mirtilli sulle labbra! Ora possiamo controllare il risultato! È un incubo! Non puoi andare a scuola con quell'aspetto! Ma la mamma è contenta del suo lavoro! Meglio non farla arrabbiare! Mamma, ho bisogno di te subito! Guarda, è nuovissima! Lacca per la crescita dei capelli! La voglio, per favore! Se Debbie vuole qualcosa, non puoi dirle di no! Tutti i sogni possono diventare realtà con un grande portafoglio! Mamma, sei la migliore! Grazie! Bene, è ora di provarla! Spruzzala e vediamo cosa succede! Ha funzionato? Fantastico! Mamma, guarda quanto sono lunghi i miei capelli! I capelli sono bellissimi e molto redditizi! I capelli lunghi possono essere venduti! Tesoro, sistema un po' i tuoi capelli nuovi. Non muoverti. Fatto. Anche i capelli corti non sono male. E la mamma guadagnerà dei soldi. E con lo spray miracoloso è facile far ricrescere i capelli. Mary ha un grande piano aziendale. I capelli lunghi possono essere venduti a tempo indeterminato. Fai pure, mamma. E ora un'altra seduta con lo spray miracoloso. Ma i prodotti di bellezza di lusso finiscono in fretta. Debbie, guarda, siamo ricche! Non importa quanto siano lunghi i tuoi capelli, l'importante è rendere felice la mamma. Oggi è il compleanno di Debbie. Che giornata speciale! E il primo regalo arriva dalla mamma. Sembra delizioso! E il bonus è un desiderio speciale. Ferma, tesoro, abbiamo una torta più grande. Ma anche Mary ha portato qualcosa. È un maglione. L'ha fatto lei stessa. Ma Candy sa qualcosa di meglio. L'orso più grande del mondo. E dell'oro da papà. Ma Mary darà a Debbie un poster. Debbie adora Courtney. Michael, sai cosa fare? Muoviti! Pronto? È la superstar preferita di Debbie? La star sta già bussando alla porta. È lei, Courtney! La più grande star del mondo. E augurerà di persona un felice compleanno a Debbie. Con un nuovo successo. Solo per la sua più grande fan. La mamma ricca ha vinto di nuovo. Ma chi ha bisogno delle celebrità? L'importante è la famiglia. Mamme, vi voglio tanto bene. Gli affari vengono prima di tutto. Ma oggi Michael sta passando una brutta giornata. È in bancarotta. Chiamate un dottore, presto. Quest'uomo al verde è svenuto. Michael sembra strano oggi. Ma ha tutto sotto controllo, giusto? Continua a contare i soldi. È finita! Siamo in bancarotta! Oh no! Cosa potrebbe esserci di peggio? Ma è solo l'inizio! È ora di lasciare il palazzo! Scappiamo! E non tornate più!
Iu, siamo scappati per un pelo. Cosa facciamo adesso? Viveremo per strada? Mamma ha un'idea. Troveremo una nuova famiglia ricca. Tiriamo fuori il cartello fortunato. Fermatevi! Forza! Nessuno?